Buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di PanQuiz, un'applicazione web che permette di creare questionari, quiz, test e verifiche online da svolgere in tempo reale. PanQuiz è un'applicazione web, ma può essere anche utilizzata sui dispositivi mobili, sia per Android che per iOS, per prendere parte ai quiz. La seguente è la schermata home dell'applicazione, in cui si può procedere con l'iscrizione o il login, oppure inserire il PIN fornito dall'insegnante per poter svolgere il quiz. Questa è la dashboard del proprio account dove si trovano sia i questionari che i live quiz. I questionari consistono in test, verifiche che gli studenti svolgono in autonomia e i risultati vengono archiviati in modo tale da permettere al docente di valutarli. I live quiz invece permettono di coinvolgere gli studenti in tempo reale, proiettando le domande a cui gli studenti possono rispondere con i propri dispositivi, quindi smartphone, PC o tablet. Quindi nella dashboard troviamo sia i questionari che i live quiz creati, oppure anche quelli condivisi. Dalla dashboard, sia i questionari che i live quiz possono essere condivisi oppure assegnati ai propri studenti tramite il PIN o un link oppure la condivisione su Google Classroom. Questa è la schermata di editing di un questionario. In alto si inserisce il titolo del questionario, poi si vanno a creare le varie domande cliccando sul più qui in basso a destra. Oppure le domande possono essere importate cliccando sui tre puntini qui in alto. Selezionando Importa domande sarà possibile appunto importarle da file Excel o Word. Per ogni domanda che si inserisce è necessario indicarne la tipologia, scrivere la domanda inserendo anche dei file come immagini, suoni, video, documenti, link e scegliere anche delle opzioni. Inoltre si possono scegliere anche le impostazioni del questionario in generale e una funzionalità utile è quella per esempio di poter bloccare il computer durante gli svolgimenti. Questo non permette agli studenti di utilizzare il computer durante lo svolgimento dei questionari o del live quiz. Una volta inserite tutte le domande, il quiz apparirà in questo modo e si può visualizzarne un'anteprima cliccando qui in alto. Si aprirà un'altra finestra in cui si potrà vedere come il questionario apparirà ai propri studenti. Il questionario poi può essere assegnato tramite PIN o link o condividendo su Google Classroom e sarà possibile visualizzare gli svolgimenti del questionario cliccando su questo tasto qui in alto da questa finestra. Il questionario può essere anche scaricato in formato Word o PDF oppure stampato e le domande possono essere organizzate in cartelle in modo da essere categorizzate per argomento o per materia e poterle quindi recuperare anche in un secondo momento per un altro questionario. Questa invece è la schermata di editing di un live quiz. È necessario inserire un titolo, una descrizione o eventualmente anche delle parole chiave, scegliere anche una serie di opzioni aggiuntive come un'immagine di copertina e altre opzioni e successivamente inserire le domande, inserendo anche poi le risposte e andando a decidere anche le impostazioni per domanda. Una volta terminato il live quiz, lo si può condividere con altri utenti oppure assegnarlo ai propri studenti tramite PIN, link o tramite la condivisione su Google Classroom, oppure scaricarlo in formato PDF o Word ed eventualmente stamparlo. Abbiamo visto quindi che PanQuiz è un'applicazione molto semplice da utilizzare che permette di creare questionari e live quiz per rendere anche le attività didattiche più coinvolgenti e divertenti per i propri studenti. Il video tutorial è terminato e auguro una buona giornata a tutti.